Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 10. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Mio Podcasting Stagione 10, episodio 117. The AOC, The Atlantic Overturning Circulation, professor Stefan Ramsdorf. Dunque, il link che trovate in descrizione vi porta direttamente a una mia bloggata sul blog Mio Radar, intitolata appunto The AOC, Atlantic Overturning Circulation, cioè la conferenza in inglese del professor Stefan Ramsdorf, che è un professore, diciamo, di climatologia, un fisico dell'università in Germania, e che quindi fa la sua presentazione sulla corrente del Golfo. Diciamo, la presentazione la potete fruire in inglese direttamente sul mio blog, oppure io ho provveduto a tradurla in italiano e quindi la potete o leggere o scorrere, oppure se non ci avete né tempo né voglia potete ascoltare rapidamente questo mio podcast, in cui però mi limiterò solo a andare a sintetizzare rapidamente. Dunque, The Atlantic Overturning Circulation, che cosa vi posso dire? Dunque, la circolazione atlantica è divisibile in tre sistemi: il sistema della corrente del Golfo, che parte dal Golfo del Messico e va verso il nord Europa con un flusso di superficie; il sistema della corrente del Golfo, che si splitta in mezzo nell'Atlantico del nord e in minima parte la corrente di acqua calda con un flusso di superficie si dirige verso il nord ovest dell'Africa per ritornare nel Golfo del Messico; il flusso di acqua calda che passa da Capo Horn quanto da Capo di Buona Speranza, che passano dall'Africa occidentale e confluiscono nel Golfo del Messico con un flusso di superficie; il flusso di acqua fredda e salata che scende dal nord Europa, e tale fiume dentro il mare fluisce alle basse profondità. Questo fiume di acqua salata fredda transita lungo la costa del Nord America, scende in Sud America e si congiunge al flusso di acqua fredda che passa da Capo Horn, ed assieme ai due flussi si dirigono verso il Capo di Buona Speranza in Sudafrica per entrare in Oceano Indiano. Questo è tutto il motore di tutta la AOC, Atlantic Overturning Circulation. Ora, è un fatto scientifico che la corrente del Golfo stia rallentando. Questo è un fatto che è stato dimostrato molte volte. Dunque, sono 4 i punti di sprofondamento: 2 nell'Atlantico del Nord, 1 davanti alla Groenlandia e il secondo davanti al Nord America. Gli altri 2 sono posti nei pressi del Polo Sud. Sono luoghi dove appunto si è il motore termoalino, in cui acqua salata fredda sprofonda ed innesca tutto il nastro trasportatore di cui vi ho già detto. Dunque, vediamo un po' che cosa vi posso dire. Ecco, ci sono una serie di climate tipping point successivi e collegati praticamente alla corrente del Golfo e ai suoi impatti. Quando si parla di AMOC e del suo rallentamento, ecco, non si può prescindere dal parlare di tipping point climatici, alcuni dei quali sono legati tra loro. Una volta innescato il primo, gli altri accadono rapidamente perché interconnessi tra loro con un effetto domino. Abbiamo il ghiaccio artico, che influisce direttamente su un blocco della AMOC, e il blocco della AMOC va a impattare negativamente sulla foresta amazzonica, andando a desertificarla. Il ghiaccio artico impatta poi sul permafrost. Il ghiaccio artico impatta direttamente sulle foreste boreali. Il ghiaccio artico, quindi la sua riduzione, impatta quindi sullo scioglimento della Groenlandia. Lo scioglimento del ghiaccio della Groenlandia impatta direttamente sul blocco dell'AMOC. Il blocco della corrente del Golfo impatta sulla foresta amazzonica. A cui aggiungere che il blocco della foresta amazzonica, il blocco della corrente del Golfo, impatta direttamente sulla cappa di ghiaccio polare in Antartica dell'Ovest, e il blocco della corrente del Golfo, quindi il flusso dell'AMOC, impatta direttamente sulla perdita di massa polare nell'est Antartico. Quindi sono una serie di tipping point a catena che vi ho detto che fanno veramente paura. Ecco, se volete andare a espandere il tema di tutta questa bella conferenza, io vi consiglio di andare a leggerla, perché indubbiamente è un
una serie di considerazioni fisiche e anche di tipo divulgativo che permettono alle persone, chiunque, di rendersi conto di quello che sta succedendo. Lo potete fruire in inglese, direttamente dalla voce del professor Ramstorff, la sua conferenza online, oppure io ho provveduto a tradurla in italiano e quindi troverete tutte le informazioni nella mia bloggata in italiano. E questo è quanto, ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.